Da 5 sono diventati 18, presto probabilmente saranno 20 e vanno tutti a tempo di musica. L'itinerario della bellezza mette in rete sempre più comuni, grazie a Confcommercio Marche Nord che continua a sfornare un'idea dopo l'altra. L'ultima in ordine di tempo è l'itinerario musicale, presentato nei giorni scorsi a Saltara di Coglie al Metauro. L'intento è quello di continuare a far leva sulle tradizioni e sugli eventi del settore per promuovere l'intero territorio. Abbiamo anche immaginato che la musica, che è un momento aggregante per le nostre comunità e che ha nel nostro territorio dei grandi personaggi e dei grandi eventi, meritasse un nuovo itinerario, un nuovo percorso turistico, e quindi l'itinerario musicale lungo l'itinerario della bellezza vuole raccontare la storia delle nostre comunità, la storia dei grandi eventi che si svolgono nei nostri comuni e che hanno una grande valenza turistica. Penso al Rossini Opera Festival, all'Urbino Jazz. Oggi itinerari musicali fa tappa con il Metauro per presentare questo itinerario musicale. E Saltara ha una tradizione musicale molto importante, data dalla sua banda che ha origini antichissime. Già dal 1900 è attiva sul territorio. In più, nel periodo estivo viene fatta una manifestazione nel borgo di Saltara, denominata Saltarusa, che valorizza tutte le attività musicali e quindi la musica in generale, oltre il borgo ovviamente. Anche questa volta vengono utilizzati tutti gli strumenti del marketing, tra cui l'immancabile guida in cui trovano spazio le eccellenze musicali di Fano, Pesaro, Apecchio, Cagli, Cantiano, Coglie al Metauro, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, San Lorenzo in Campo, Sasso Corvaro Auditore, Tavuglia e Terre Roveresche. Al centro del progetto anche la vita di quei personaggi che partendo dalla nostra provincia hanno fatto la storia della musica. Al di là dei famosissimi Rossini, Renata Tebaldi, Rizzo Ortolani di Pesaro, ci sono tanti personaggi che meritano di essere ricordati, a cominciare da Ottaviano Petrucci, che è il Gutenberg della musica ed è di Fossombrone. Oppure ogni comune ha una storia da raccontare. L'obiettivo condiviso da tutti i partner del progetto è quello di unire turismo e cultura affinché la provincia di Pesaro Urbino diventi sempre più un polo attrattivo. È una delle missioni del credito cooperativo. Sono banche locali molto attenti a quello che si cresce, nasce e si sviluppa nel territorio, per cui non potevamo non essere presenti e dare il nostro contributo perché questa manifestazione riuscisse al meglio. Tutto quello che fa cultura, tutto quello che è turismo, naturalmente accresce il territorio nella sua dimensione. Sappiamo che il turismo ad oggi, se non lo rivalutiamo, l'Italia è piena di tanti posti bellissimi, però devono essere rivalutati, messi alla conoscenza di tutte le persone e posti in una certa evidenza, e questo è il volano che possa far ripartire, che può far ripartire tutta l'attività turistica e di compenso pure l'attività lavorativa di tutto l'indotto. E poi c'è l'aspetto sociale. La musica è infatti un importante collante tra i diversi territori, oltre che uno dei cuori pulsanti delle comunità che li abitano. La musica è un momento di aggregazione sociale. Ogni comune ha un coro, una banda, un'associazione culturale, tanti giovani e meno giovani che si avvicinano alla musica, e questa rappresenta la vita delle nostre comunità. Pensare di raccontarne la storia, promuoverla anche dal punto di vista nazionale come evento turistico, è un modo anche per rafforzare le radici e la vita delle nostre comunità. Per questo noi crediamo di aver fatto un lavoro unico, non solo un itinerario turistico, ma anche un momento di valorizzazione delle realtà più importanti delle nostre comunità.